veramente la mala suerte. Moro, sì. Sei anche in home page, oggi è una bella responsabilità. Oggi eh? Grandissimi ragazzi, eh? Dai. Toppers. E adesso Dark Souls 3. Oh, ci vediamo stasera con FIFA. Che non ciao è FIFA. Belli. Stasera con oddio, mi avete ah scusami, pensavo stessi pecorizzando il maledetto posto. Non sì, speriamo di farcela, in caso io ci sarò come voce narrante eventualmente. Eccomi. Boh, buona Lives. Grazie. Ciao. Ah, presenta questa mod ai ragaz dell'home page. Questa mod è una mod di Dark Souls 3 fatta veramente a modino, è una mod veramente gigante, è una demo, è la demo di una mod, quella che facciamo stamattina. Infatti adesso intanto apro il gioco, non mi metterò a fare neanche troppo il personaggio e troppi cazzi, però un attimo che mi sta controllando tutti i files. Ok, vediamo. E sì, una demo mod. È fatta veramente incredibilmente bene e sarebbe, tipo, da quel che ho capito, un prequel di Dark Souls 3. Vediamo intanto solo cattura. Non devo mettere questa schermata qui, devo mettere questa. Ok. Che tra l'altro ha pure l'online su dei server propri. Quindi Dark Souls 1, esattamente, non solo. Col font di Demons, perché c'è anche del Demon Souls, da quel che ho capito. Tra l'altro anche le musiche, credo siano inedite o robe del genere. Ma ci ha lavorato proprio a modo, eh. Quindi prima che i signori della cenere se ne andassero a cagare, presumo. Penso di sì. Grazie, Uriel. Sì, beh, è gratis, anche perché non possono di certo far pagare una mod. Però, volendo, c'hanno un Patreon e tutto, dove si può donare. Allora, facciamo New Game, che partirà la cazzin, credo, prima di creare il personaggio. Turned away. Grazie, from his duty. The firekeeper took charge. And five kingdoms gifted her five thrones to aid in the firelink ritual and receive souls brought by an emissary of Embers. The Firekeeper's Champion. Quindi noi siamo il Firekeeper Champions. Tra l'altro sì, hanno fatto delle... pure un intro fatta a modo e tutto doppiato anche. È incredibile quello che hanno fatto. Allora, si chiamerà quindi Demo Morselli, il nostro personaggio. Maschio, giovane... direi cavaliere. Allora, le classi abbiamo cavaliere, fuggitivo, che è il quello che va su destrezza. No, questo è quality. Duellista sarà quello invece che va su destrezza. Lo scolaro, il mago, il piromante, il chierico, l'outcast, perché ci sono le magie del... come si del vuoto, non del vuoto, del hollow, del... non mi ricordo come era in italiano, hollow. Poi c'è l'hunter, che è il cacciatore, il crestfallen e il depravato schifoso. Vacuo, esatto, scusate. Le magie vacue. Però io direi di andare col cavaliere semplice, come prima run. I gift credo siano più o meno gli stessi. Non mi ricordo se c'era il muschio fiorito su Dark Souls 3. Però direi sono tutte abbastanza... Allora, potrei prendere la resina per provare a fare... Perché io ho visto solo
proprio il primo pezzo di demo, quindi so che c'è il boss di Demon Souls. Potrei prendere la resina per provare a fare il boss, non so se ce la faremo. Face preset. Andiamo giusto a ritoccare giusto qualcosina. Il naso, chiaramente. Mi piacciono i personaggi nasoni. Direi che ci può stare. Ci può stare. Chissà se possiamo fare qualcosa ancora per la bocca. Ci sta, ci sta. Sta. Mi piace, mi piace. L'Ilmo, tra l'altro, per fortuna è un po' a punto, perché ragazzi, è un disastro, eh. No. Finalizza la creazione. Appearance, build, va bene, tutto. Ci siamo. L'Ilmo è fatto su misura. Startiamo il gioco. L'Ilmo non sarebbe stato a punto, no. E si parte così, che è praticamente, mi pare sia proprio lo start di Demon Souls questo. Cioè, ha rifatto proprio location in questa mod, oggetti, armature, armi. E hanno aggiunto anche delle robe, tipo questo, che direttamente da Elderi. Il volume è alto, aspettate, eh. Devo abbassare un po' il volume. Faccio così, abbasso un pochino dal mixer, va. Tra l'altro premerò triangolo sempre per fare le cose. Quindi serie, ma è una demo, quindi no. Quando uscirà vedremo. Non credo abbiano aggiunto il reposte alla rottura dello scudo. C'era su Dark Souls 3, eh? Sì, c'è la creaturina morta qui per terra e un demone del caos. Sì, c'era. Però con il calcio gli potevi rompere la postura picchiando, le faceva il coso e potevi fare il repost. Era solo col calcio.
Tra l'altro non ho capito, oddio, vedi, te lo fanno anche loro poi, eh. La stamina mi sembra veramente scorreggiona. Tanto rispetto al Elden Ring, la rotolata è veramente lenta. Cioè funziona, ma è lentissima. La stamina va giù veramente facile. E stai fermo. No, è il backstabo. Azzaropoli. Ah, perché è il parry perfect quello. C'è la parata perfetta. Forse quello funziona solo nella parata perfetta. Se lo tengo su da un po' non si attiva, mi sa. Graficamente sembra miglioratino, quello non lo so. Cioè si vede il distacco da Elden Ring, eh? Nonostante Elden Ring non fosse che incredibilità di next gen. Mi sa che il contrattacco da parata si fa solo se tiri sullo scudo all'ultimo. Cioè sarebbe tipo la deflezione, una roba del genere. Ci dovrebbe essere anche la deflezione di Sekiro, una roba del genere. Perché hanno preso da un po' tutti i giochi. Il teschio esca. Le scoreggine. Questo è il tutorial del Bakustabu. Le pistole da GTA non le hanno prese, no. Freccine. Allora, vediamo se riusciamo a farlo, va. Ci è andata bene. Non si è andata molto bene. Siamo morti, non è andata bene per niente. Ieri sera quando l'ho provato l'ho quasi fatto senza nessun buff. Oggi è andata così. Poi sto giocando. La cosa più differente da Elden Ring è la rotolata comunque. Che non è sbagliata, però è diversa. Su Elden Ring sei velocissimo a rotolare. No, abbiamo fatto. Non so cosa cambiasse, niente, però... Vabbè, forse ti dava l'anima, semplicemente. Che non è proprio il demone vagante di Demons, è un pochino modificato. Però quello è. E ci risvegliamo qua. Che praticamente ci risvegliamo nel lab. E ci sono anche gli NPC doppiati. Sei pazzo, mi sono cagato addosso. Oh, dear, forgive me. I didn't see you there. Allow me to introduce myself. Greetings, traveler. Erwin. I'm Erwin of Karim. Si vede che di Karim c'ha la faccia nostra con gli occhi piccoli. I was sent here by Apostle Morn to retrieve a wayward saint, a frail woman by the name of Irina. Ma Irina di Karim, che è quella di Dark Souls 3, era Irina chi era la sacerdotessa quella cieca? Sì, con Aegon che era il suo cavaliere. Facciamo la run ben bene, ragazzi.
powerful blessings made manifest by faith. If you wish to learn, I can teach you. If you'd like. Ok, ci posso pure purciasare le cose. Talismano e anello. Ah, questo aumenta la memoria. E questo è il talismano, quello che c'è anche nel gioco base, credo. Forse gli ha modificato la descrizione, roba. Non so neanche se è quello che c'è nel gioco base. Se non me li ricordo bene i cosi. Le magie, però, dovrebbero essere quelle che ci sono. Verior Nox. E c'è Otto. Ma qua c'è già un altro. Mi scusi! No, no, no. I see no dark within you. I have no need for you. Adesso, Flavio, mi dici come può sembrarti Hitler questo personaggio, comunque. If you wish to find strength within the curse, embrace man's true visage. Until then, be gone. Che accento ha? Lui vuole gli Hollow, credo, per... Forse vende le magie della vacuità. E questo è l'hub principale, che è veramente fighissimo, tra l'altro. Poi aperto sopra. Fatto proprio bello, l'han fatto. Qui in teoria è dove si andava fuori, che c'era poi il gigante, le robe. L'osso del ritorno. Ho provato a saltare, non è il del ring. Ci ho fatto male pure col danno da caduta. E ci sono... i 5 arcitroni, 6 se contiamo questo qui sotto, che c'è quello di Gwendolyn con Gwyn dietro. Non so, la statua con Gwyn dietro, sono proprio degli altari fighissimi. Quello dei giganti, quindi Dark Souls 2, quello di Lothric con la statua del cavaliere decapitato. La biscia, quindi Dark Souls 3. Poi c'è quello di Olasil con il fungo e il lupo. Che a me il lupo così ha ricordato il gioco, quello, come si chiama? Mi sembra il gioco di coso, di The Last Guardian. E poi questo, che non capisco, del caos forse, la strega di Izalith, non lo so, e non lo so, o credo del caos, io non credo sia Nito, cioè, perché sì, ci sono i teschi, però se vedi ci sono teschi di demone, quindi credo sia del caos. Qui c'è la Firekeeper con un sacco di anelli, un sacco di gioielli, c'ha le dita screpolate, però là dietro c'è Andre che sbatte il martello col silenziatore. Qui c'è lo scalpellatore di Sekiro e di là c'è un povero pirla, la cosa cinerea, e un set completo. Strano un set completo così all'inizio. Sì, ti dico la verità, non so che verità alcuna. Adesso non staremo troppo a guardare i dettagli di lore in questa demo, però. I'd be glad to lend you my services. If you have any baggage in need of storage, allow me to ease your burden. Rest assured, your goods are safe. There's not much else. Io spero non abbiano fatto la cazzata di mettere una meccanica di merda, quella di Demons, che c'ha il peso
trasportabile degli oggetti e delle robe, perché mi ammazzo. No, lo scrino dietro perché lui c'ha la storage box. Non credo che... distrutto anche le mie orecchie, così. Aspetta, eravamo andati su a sinistra. Andiamo anche... cioè, a destra, andiamo anche su a sinistra. No, anch'io non credo. Credo semplicemente abbia... che mi fa strano un NPC per la storage box, boh. Il Sabaculo, ragazzi! Eccolo l'oggetto dedicato a Sabaku che hanno messo nel gioco. Lui cosa fa? Ma vedi, tipo anche i vestiti, questi qui, li hanno modellati apposta. Non ci sono questi vestiti nei Souls. Lui vende piedi scolpiti, non foto. È lo scultore di Sekiro, sì. Allora, cosa vende? Ok, vende un botto di roba. La pietra... ha messo la lanterna di Elden Ring. Lucigatana, c'ha... ok, al posto della vecchia di merda, praticamente. Questo è lore. C'era drink perché lo scultore di Sekiro gli potevi portare il sake. Cazzo ti ridi? Certo. Andre the Giant invece. Sempre stata incandescente l'arma sulla l'incudine. Che l'avevo già notata sta cosa, però infatti c'è... la From non ci ha mai pensato di fare la cosa incandescente. E poi trasformare le armi anche da lui direttamente. Ready, be careful. Naso, ragazzi, che abbiamo. Produce the coiled sword at the bonfire with the seal of the Nexus upon thee. The arch thrones will allow travel to other worlds. E ci ha detto una volta messa la spada nel cozzo qui. La schivo. Ah, l'ho schivata. Crashato. Non dovevo schivarlo, ragazzi. Non dovevo schivare. Non era inteso nel gioco che io dovessi schivare. No, se ricrasha di nuovo c'è la soluzione. Perché ho visto che... nella descrizione della mod c'è scritto se ci sono problemi di crash o robe del genere, di downgradare la versione dell'exe. Quindi si fa. Sì, direi che dobbiamo farlo. Aspettate che vado a scaricarlo. Fammi vedere. Arch Thrones Nexus. Allora, c'era nella descrizione download qui. Allora, devo scaricare la 1.15. Sono 97 megabyte. Richiamola. Magari solo finita la demo. No, non è
è finita la demo. Dice ok, devo semplicemente cambiare, copiare, incollare l'exe nella cartella, presumo. Dov'è? Sfogli i file locabili, games, incolla, sostituisci. Perfetto, vediamo un po' se così va. Browsers. Ok, adesso siamo nella 1.15. Tra l'altro hanno fatto anche le splash art di... Questo è molto Demons, anche questo. Ok. Tra l'altro si è anche alzato il falò, era più interrato prima. Allora, sicché... Allotta le Estus, attuna le spell... Allora, per adesso ce le mettiamo tutte così, che siamo dei guerrieri. E non ci abbiamo nient'altro. Andiamo, dai! Allora, so che in realtà... Ci sarebbe un ordine da fare dei troni, perché ce ne sono alcuni difficili, cioè parte dal più difficile al più facile. Io li vorrei almeno vedere tutti. Ma partiamo da questo, vediamo. Non so qual è il più facile in realtà. Presumo sia il primo da sinistra io. Forse questo è il più difficile. Tra l'altro molto elderringhiane queste spade così. Sono come i mondi di Demons, esatto. Non credo siano collegati gli uni con gli altri, i cosi. Ok. No, sono le tombe di Karthus queste. Però si esce fuori, attenzione. Karthus of the Sands. Ragazzi, cioè, vedete che figo, però. Mi sono arrivate delle anime. Qui c'è un minatore. Che non posso... Ah, posso targettarlo da molto vicino. Cazzato come una bestia. Allora, non gli ho fatto una sega, con tutti gli attacchi. Lì c'è una persona che sembra un NPC e c'è il falò. Facciamo un giro dietro prima. No, ma c'è un lavoro bestiale per una mod. Una Black Firebomb. Ma è morto il verme? Non ho capito, non c'è più. Frammento di Titanitz. Una signora, signora! Well, well. Another emissary. È una cosa, è una piromante del deserto, lei. Ma vedi, non siamo stati i primi emissari, noi. Our empire fell soon after propping up that throne. Not that the state of the realm matters to your quest. Oh, pardon. Oh, pardon. Welcome to Karthus of the Sands. I am Layla, the witch, as they say.
If you need assistance on your journey, I offer you my flame. Cioè, non sembra una mod, porca miseria. La fiamma della Pyroency. Non ci sono mai state queste cose. Queste qui le hanno prese da Elden Ring, i dialoghi con le robe. Fammi vedere cosa vende. Vende le pillole di Ashish. Le Pyromancy. Oh, don't mind. I am simply waiting for the right moment to get moving. Some highwaymen have taken roost up. Ci ha detto che aspetta il trigger per muoversi da qui, in sostanza. But I suspect a hero like you will make quick work of them. It may even be enough souls to satiate the arch throne. Quindi per saziare il trono servono abbastanza anime, perché poi quelle anime servirà l'anima del Lord di questo tempo per saziare il trono, per poi linkare il fuoco. Oh dear. Have you seen the worm emissary? Sì, ma è morto il verme, l'ho visto, ma has fed well on the High Lord's conquests, and with the empire in disarray, there is no one. Beh, Marco, sono viaggi nel tempo e nei mondi, perché se il tempo è stagnante posso essere esattamente in questo momento, in qualunque momento, secondo la logica di Dark Souls. Certo, non la userò mai, signorina, mi spiace, ma... Allora, vediamo un po' se è fattibile o se ci romperà il culo questo qua. Che figo che ha sfilettato la spada. Oddio! Non è fattibile. Aia! Oh mio Dio, la telecamera soffre un po', eh. Chi è? Sento delle bestie. Non gliene fregato un cazzo. Ce n'è più di uno. Mi sa che questa zona comunque è difficilotta. No, Gepard, intendo proprio che... Intendo proprio che... È un po'... rottina anche per un Souls la telecamera, sembrerebbe. Cioè, in uno spazio così aperto. Allora, proviamo un attimo a ignorare. Le locuste. Oddio! Oddio mio! Non ho pa' niente, no. Sì, l'effetto della schivata dell'anello di Karthus, eh. Pezzo di merda. Questi sono nemici della nostra portata. Maledizione! Fermati! Ho messo triangolo, volevo premere X. Della spazzatura. Questo c'ha una lancia addirittura, eh. Sembra molto la zona dove combatti Gael. Quello cos'è? Uno scorpione. Gli scorpioni di Elden Ring questi, mi sa. O mi confondo, c'era gli scorpioni su Elden Ring, vero? Sì. Ma che verso ha fatto? Ah, sono... Aspetta, sono... Quella là sembra una... Piromante del deserto. Questo qua no, speriamo non ci caghi. Quello speriamo non ci caghi. Fanno tutti una ronda. Aia, aia! Aia, aia! Ok. Giustamente il belletto di Karthus. Ah no, su Bloodborne forse. Non volevo... Non mi cacchi, eh. Il target è veramente da vicino, ragazzi. Cercherò di evitare questi scontri, eh. Questa qui è una piromante del deserto. Con le robe di Karthus. C'ha il moveset degli scheletri.
Oddio mio. Oh bestia. Però non è equilibrio, io non ho stamina. Pezzo di merda, c'era lo scarafaggio. Vorrei curarmi. Cozzo vigliare. Ma questo c'è un moveset che è un boss a sto moveset qui, ragazzi. Non un nemico normale. Pezzo di merda. Mi ha ucciso la locusta, mi ha ucciso di merda. Maledetta quella locusta. Un'infamante infamata qui, eh. Però si può fare perché non ha equilibrio. La stamina veramente vigliacca qui. Ah, io qua fanculo. Queste robuste de merda. Basta. Smettetela. Allora c'è anche un... No, non è un di sopra. Beh, aspetta. C'ho niente da lanciare. C'ho la bomba io da lanciare. Non posso... Non c'ho robe da lancio. Ah, io ho preso sta spada qui. È meglio della mia. La posso usare? No, è peggio della mia, però. Da lanciare c'ho solo la bomba. Proviamoci. Aspettate, devo mirare con i miei capelli. Falcon! Grazie, shutdowns! Non lo posso usare. Ma proviamo a due mani, va. Vorrei un attimo prima di ciò, vorrei... Pezzi di merda. Ah, ma fanculo. Impossibile. Impossibile averci a che fare. L'unico problema che potrebbe seriamente avere, vista la qualità del gioco, della mod, è l'equilibrio. Oddio. Guarda che cazzo di move c'è sta stronza. Pezzentemente. No, non ci ho preso. Sium. E lo sapevo mentre bevevo. Dai, l'ultimo colpettolo. 330 anime poi dà, quindi niente. No, non siamo nel mondo più difficile. Oddio mio!
Oddio mio! Beh, come si torna al, secondo voi, al lab? No, sono sicuro che non sia il mondo più difficile. Salve. Salve. Però era veramente figo. Dove andiamo, chat? 1, 2, 3 o 4? Dite tutti il 3. Quindi quello che questo penso sia il più difficile, però. Un attimo che mi metto in posizione da gaming. Sì, c'è un portone dietro il 3, ma non è interagibile. Aspettate, mi metto in posizione da gaming, così anche se ci spaccano il culo, ce lo spaccheranno di meno. Va bene? Ah. Ma a me piacciono anche le loading screen. Sono un po' anticlimatiche per il colore, però sono fighe, sono quelle come quelle di Demons. Ok, copertina da gaming indossata. Questo sembra un po' un pezzetto delle prigioni di Lothric. War Torn Village. Best Emmie. Quello là sul castello di Lothric. Ah, questo è come si chiama? L'accampamento dei non morti. Sembrerebbe essere. Se quello là è Lothric, vedo i mulini. Sì, ci vedo del Sekiro qua, anche sto albero con sta statua. Fai un'offerta. Non hai niente da offrire. Come ti permetti? Sì. Anime su anime. Oh zio mio. Non mi posso accovacciare. Oh zio mio. Bravi, bravi, combattete. Dai, c'ha poca vita. Ragazzi, facilissimo. Questo è il più facile, secondo me. Qua ci sono i predicatori ruzzoli male. Io gli tiro una bomba. A coglione! Grazie, ma il mondo più fa... Ho trovato una piuma d'angelo. È un apostole site. Sì, guarda, questo qui è il pezzettino dove là si raggiungeva la torre con l'ascensore. Un arco corto. Però abbiamo preso... innanzitutto la falce. Questa non esiste nei Souls, credo. Fighissima.
dagli apostoli di Gertrude, che Gertrude era la, la tizia, la, la vecchia megera, quella dove c'era la danzatrice, se non sbaglio. Infatti abbiamo trovato anche un angelo. C'è ma un drop rate infimo. Ah sì, non me la ricordavo per niente questa. DD e vabbè. Poi abbiamo trovato una piuma. Negli oggetti da crafting. Gradualmente restaura gli HP quando è mixata nella fiasca. This provide a unique effect when mixed into an apothecary flask. Ah, forse è tipo la, il balsamo di Elden Ring. Sì, mi sa tipo alla Elden Ring. Carino. Humanity. Effettivamente c'è l'umanità, quindi... Cos'è sta roba? È un cuore in fiamme. Further increased mass... Ah, è come le rune. Come le rune di Elden Ring. Praticamente sei in equipaggi diversi e poi quando l'attivi ti dà quell'effetto lì. Sì, come le rune maggiori. Grazie, gattone. Ciao belli, benvenuti dal raid. Stiamo provando la mod di Dark Souls 3 Archthrones, che sembra incredibile. Ah, vedi, qui sotto si può andare, ma ha messo le ringhiere stavolta. Ok, questa zona qui sembra fattibile. Qui non si aprirà da questa parte. Però era una grata, potevo allungare la mano e aprirla comunque. Oddio mio! Un pazzo criminale! Sì, è solo la demo, ragazzi, quindi... La stiamo provando anche senza soffermarci troppo sulle, sulle cose. Oddio mio! Una bomba! Si rompe anche questa? Allora... Posso usarla per uccidere il cavaliere. Non si può saltare, quindi che cazzo lo sto facendo a fare? Non si salta così. Vabbè, non importa, faccio il giro, eh. A coglione. Non ammesso che posso usare la balista. 0 su 10. Non è Elden Ring, me ne sono accorto non potendo saltare. A noi due, falloide! Stamina. Oh zio mio, oh zio! Devo curarmi, va là! Non avevo la stamina. Che pezzo di merda. Con quello scudo a trattore che hai. Però sei un infame, eh? Ma fanculo. Ma posso infilare attraverso lo scudo anche con la spada? Posso infilare attraverso lo scudo? Non so quanto sia bello in realtà, cioè non mi piace troppo con tutte le armi, che lo puoi fare con tutte le armi, non so se lo puoi fare con tutte le armi. Allora, c'è la salita di là e di qua sarà chiuso. Figurati se una porta si può aprire. Hanno preso appieno gli insegnamenti del maestro Miyazaki.
il genio. Ma la spada ha un'abilità, sì. C'ha quella, quella classica di DS3. Ah, di là c'è il pezzo. Questo è simile a quello che è su Dark Souls 3. No, un altro pazzo immolatore. Aguglione. Ma se ci tirano una bomba, schioppa tutto, C'era la lanterna accesa, ci ho sperato un po', Ci ho sperato. Che paura, pensavo mi avessero tirato una bomba, invece era l'esplosione. Quanto cazzo carico i colpi? C'è qualcuno di realmente molto grosso dietro, vero? Stanno massacrando tutti là dietro. Grazie, Druidoz. Aspettiamo, aspettiamo che lo attacchino più persone. Non mi guardare. E prendeteci però. Godo. Questo è vivo. Non era mica vivo su DS3. Sarebbe stato figo mettere robe. Che cazzo ne so, da qui poter saltare di là. Ciao Marzia. Pensi subito a coltellare, no? E va, è così che va. Non fame. Ci sfonda questo, Oh zio mio. Come pensavo di poterla parare quella cosa lì, perdonami. Vaffanculo. Oh, non spammare questo attacco. Anfame. Oh mio dio. Chi ha ucciso? Fermati, sciocco. Godo. Ho finito le fiasche. C'è una scaletta lì, non troppo raggiungibile. Qua ci si butterà di sotto. Aia! Fermo! Aspetta, non tiratemi le bocce. Mm. 35 anime mi ha dato lo stronzo. Maschera dell'assassino. Ma... chat, si troveranno i falò? Mi viene il dubbio. Qui prenderò l'inculata. Che inculata quel ding de donghi. Le robe da piromante, giustamente qua trovavamo poi il piromante nel... nel 2, nel 3. Quello non ci arriva con le cose. Persi niente, no. Pezzo di merda, fermo! Ok.
Anzi, non ho vita. Usa la brace per refullarti. Ce l'avevo la brace. Dai, ma ci sarà un faleo. Oh, l'ho detto, ragazzi, eh. Che culo. Lunga spada è meglio della mia spada slarga? Cosa cambia tra ste due? La weapon arts. Meglio la mia, però. Fa vedere. Level. C'ho 3 di Hollowing. Il coso dell'Hollowing non compariva subito su Dark Souls 3, vero? Compariva solo dopo che iniziavi a essere vuoto con la quest. Possiamo fare 2 livellini in realtà. Solo che per fare i livellini devo tornare al cazzo di Nexus. Affanculo. E anche la lunga fa la spazzata, eh. Oh my god, oh zio. Questo è pazzo, avete visto? Ha le ali nella testa. Stamina, che scudo. Stamina. L'attacco counter scudo è fortissimo, Ho sentito correre con i suoi passi giganti. Mi sono cagato nel brago. È rotto pure su LRI. Però su LRI ci sono altre cose. Questo è l'attacco dall'alto. Ci sono altre cose per cui non... Quindi non lo utilizzi troppo. C'è l'epilessia qui. Era strana quella lucertolina. Blessed. Ferme le luci, per favore. Vabbè. Oh. Veramente mi è slipperato giù come... Cioè dopo voglio rivedere... Perché non stavo guardando benissimo il mio personaggio, ma... Nel mio pensiero sentivo che stavano scivolando i piedi e cercavo di premere verso sinistra. Ma non è servito. Han fame. Ma che pensi di fare? Questi qui poi si sono evoluti nei... Oddio mio. Guardali, che hanno lo stesso moveset dei gargoyle delle catacombe di Elden Ring, sti pezzi di merda, non me li ricordavo. Poi su Elden Ring sono diventati 100 volte più fastidiosi. Come si sono attivati? Si stavano attaccando poi. Fatto un disastro qui, è un casino. Allora esploviamo. C'è niente sui tetti? Aspetta, di qua tanto dovrebbe essere chiuso. Anello del fuoco caduto? A coglione. Cazzo, che figura di merda. A fanculo. Ragazzi, e che cazzo. Non posso farmi fuori tutte ste fiasche per sti stronzi. Eh.
Vediamo se c'è Mister Gabbione. Non credo, non ha senso, però. Ma questi sono i morti, quelli che poi spruzzano i vermoni? Sono semplicemente persone nude. Guarda, questo è nuovo, però. Ho finito le firebomb. Pi. Che disastrone. Grande. C'è la scampanellatrice de merda, però, eh. Pezza di merda. Che fa? Schiva? Schiva con i passetti, schiva. Ok, ma dove cazzo... Stiamo andando al villaggio dove c'è il demone di fuoco? Sì. Era quella di Bloodborne, esatto. Uno scrigno. Battuta di tutti richiesta. Vorrei comprare una camicia. La taglia. No, ma porto via intera Le Mao. Ma Le Mao lo legge benissimo poi, scusami. Boh, non era richiesta comunque, non è vero che era richiesta. Sento un ruttone. Questo mi piomba nel culo, ragazzi, ve lo dico. Oh mio Dio! La cleric beast! Ma che figa però! A parte che è Mog in faccia. Che fa, rolla? Dai, vabbè, basta stargli sotto le gambe, chat. Non troppo, non troppo, sotto le gambe. Mi ha ucciso. Le mie orecchie chiedono pietà, però, eh. Maledetta. Pietà, pietà, ho detto pietà, non ho detto petà. Siete voi che siete sordi. Allora, chat, non lo so, là mi fa paura. Però tutte le mie anime adesso sono lì. Ma se vado là e vado... Aia. Aia, dove è andato? È morto, si è suicidato. Titanite. Vado a potenziarmi. Grazie, Manu. Oh mio god. Aspettate, facciamo una cosa. E l'umanità cosa fa? Ah, reversa la Hollowing. Sugoi! Pieno di stronzi lì. Oh no, ma adesso è subito qui. Fermo, Sium. Aspetta, aspetta. Allora, aspetta, mi allontano. Sium, Sium.
Insomma, questa è una bestia assatanata, eh. Grazie, Matber. Col fuoco la spaccavo, non c'è il fuoco. Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Vitality cos'è? Il peso trasportabile. Grazie, Dean. Grazie, Mollica. Grazie, belli. Quanti anni mi sono ormai? 92. Allora, ho due Italian Ice Shards. Cosa ci posso fare? Posso anche potenziarla un po'. Però faccio... Aspetta, eh. No, ha messo anche il numero delle cose. Bravissimi. Ho messo anche il numero delle anime che ti dà come soldieri. Mi sa che qui From ruberà un po', eh. Tocca fare subito la remaster di Dark Souls. Ma... meglio fare questa. Pretty be careful. Allora, da qui non posso travellare. Ma scusami. Però, se da lì non posso travellare, vuol dire che riparto sempre dall'inizio e poi devo spostarmi? O da qui mi fa travellare? Ah, vedi, sono stati bravi. Adesso voglio vedere un attimo qui più avanti, poi voglio andare a vedere gli altri troni. Cosa c'è negli altri troni? Non ho guardato l'armatura l'altra. Questo mi corre in culo subito. Ma io... non volevo dire sono preparato, ma non era vero. Faccia di merda, vieni qui per favore. Mi siedo un attimo, eh. Non è andata bene questa. Aspetta. Ma ragazzi, prima l'ho fatto così facile, come ho fatto? Aspetta, che la stamina non si rigenera mai. Cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa? Questa non si perria, mi sa, eh. Ho fatto tipo un passo laterale, sì, ma... non ho toccato niente, io me l'ha fatto da solo. Sto combattendo i rossi contro i blu. E che fazioni sono? I blu saranno i cavalieri di Lothric. C'è uno con una spada gigantesca. E facciamoci un attimo i cazzi nostri. Approfittiamone. Là c'è un cavaliere... è pieno di stronzi, ma qui dove si va è un cacaio, questo è rimasto full vita. C'è il bombarolo però, eh. Grandissimo! Il problema di una mod è che questa cosa è difficile programmarla. Questo è quello con le due asce, ragazzi.
ma gli fa mor culo. Ragazzi, per fortuna sono tutti degli stupidi scemi. Il piccone da guerra. Non mi ha fatto l'attacco in salto? Aia. Lo fermo! Oddio. No, fermo col martellone. Non c'è più il backstab. Su di loro c'era il backstab, è vero. Non ci ho provato, in realtà. Assente. Ok, ma ho già finito le fiasche, ragazzi. Ma dove vo? Buonasera. Allora, proviamo a fare una cosa. Visto che qui più o meno già conosciamo il tutto. Vaffanculo. Voglio provare ad andare svelto. Ah, vaffanculo. Non si fa svelto da nessuna parte, ragazzi. Cos'è quella roba nera lì sotto? È una porta? Questo non me l'aspettavo mica, eh. Ok. Sium, 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 sium. Fermo. Devo ripararmi. Oh mio God. Attaccarmi sotto. Perché così? Questo si esplode. No, sono quelli di Bloodborne. No, vai via. Senti, senti. Faccio una cosa. Fanculo. Ho trovato una Bradsword. Allora, secondo i miei calcoli, lì ci dovrebbe essere un falò, vero? Dimmi che c'è un falò, per favore, dai. No, però c'è lo shortcuts. Anche se non c'è un falò prima di quello shortcut, like, quindi non so che farci. Siamo impazziti? Dov'è il mio falò? Per favore. È vivo! Ah, mi ha dato una fiasca. Godoy. Sì. Ah, vaffanculo allora, eh. E allora ti dico proprio vaffanculo. Vaffanculo.
Allora. Stronzo. C'è un altro, ma io sono pavato. Pezzo di merda. No, qui è pure aperto. Magari c'è un falà. Andiamo a aprire la porta qua giù. Volevo andare dove c'era l'alberone. Oh, finalmente da questo lato si può aprire questa porta grata. C'era un oggetto, mi sembrava un riflesso dell'acqua qui. Pus umano. Un materiale di... Ah, ma questo è anche un materiale di crafting qua. Boost damage against abyssal foes when mixed in flask. Previene lo staggering da certi attacchi quando è mixato nella fiasca. C'hanno gli utilizzi però? Due ne ho trovate perché... Fermo, pazzo di merda! Qui dove c'era la statua di Velka, mi pare. Infatti, c'è la Purging Stone. Ring Dagger. Ho paura, sono tutto cacato, ragazzi. Oddio, oddio! Fermo! Fermo! Non andare oltre! Oh, mi ha preso, ragazzi. Mi sa che morirò. Sono vivo, sono vivo! Che suono? Non avanzare! Questo è il nostro set dell'altro Puss. Sembra essere veramente molto interessante anche quello che hanno fatto con la lore. Perché sembrano essere stati attenti, cioè non è una mod semplicemente per giocare un altro gioco. È proprio studiata per essere Dark Soulsiana. Mi ha dato una fiasca, io godo quando mi danno le fiasche, alla bardina. Questo c'ho una spada veramente grande, ragazzi, eh. Anche quello c'è una spada veramente grande. In più là c'è un'inculata veramente grossa, mi sembra di aver capito. Non lo fare! Stamina, mi serve stamina. Dammi una fiasca, dai. Non me la ridai. Ma ragazzi, ma poi quanto è vasto? Quanto cazzo ci ha lavorato? No, per favore, no. No, no, mi insegue. Affanculo a te. Ferma, non t'azzardare a evocarne alcun tipo.
che succede? Mi pisella? Mi sta pisellando, ragazzi. Credo mi stia pisellando. Non dovrebbe farlo. Non era trasformato. Aioio. Che fastidio che c'ha sti passetti del merda. Morite, dai. Oh, geolie, ragazzi. Non ho fatto in tempo a mettere le cose. Ragazzi, ma il falò uno e basta, ne abbiamo trovato in quella merda di chiesa, solo uno. Solo uno. Vado di qua. Vedete, qua mi sa non c'era niente allora. No, lì si va però. Fate pure voi. Aia. Aia, aia. No, fermo. Aia. Oh, zio mio. Aia. Permesso. Chi è? Grande Schweiz. Fermi, fermi. No, non rompetemi le palle. Potete arrivarci qua. Veramente una situazione sublime di merda. Rompere il cazzo, vai via. Allora, adesso devo riscendere sotto. Sì, se, cioè, è una demo, ma forse c'è solo il primo livello di ogni mondo. Perché se è come Demons, ci saranno... Quante ne spara lui? Se è come Demons, ci sono più livelli per ogni trono. Se c'è il mondo 1, 1, 1, 2, 1, 3 e così via. Aha. Poi noi stiamo esplorando questo, che è praticamente lo stesso di coso. Adesso voglio andare a vedere gli altri. No. Fermo. Pezzo di merda. Ecco l'altro falò. Ma è un signore. Salutations. Ciao, Acanus. My wounds must be ugly. I have you struck silent. Le tue ferite devono essere brutte, ma il mio naso due di più. Fratello Lancel. Un rumoraccio, però. Però sono stati doppiati pure bene. Nonostante sia una cosa amatoriale. Tu fai schifo, sussidiario. No, no, non sarà a pagamento Gibola full. Anche per uno, perché è illegale. Non possono mettere a pagamento
In realtà lo fanno mettere le mod a pagamento, e non è vero che non lo fanno, però c'è scritto in chiaro nella pagina della mod che sarà sempre free, e se volete, se si vuole sostenere il progetto, c'è il Patreon o il Ko-fi per fare le donazioni. È una demo, perché è una demo, semplicemente non è ancora finito. Allora, c'è qualcosa qui? Secondo me qua c'è il boss, c'è un boss. Guardalo lì. Chi è? No ragazzi, un golem di Elderi questo. Oh zio mio! Angelic Siege Golem. Ma ragazzi, ma che cazzo di roba han fatto? A parte che c'ha l'ascia di Godric spezzata, però rotta un po'. Però è il golem di ferro, eh. Ah! Gli faccio una sega. Orta miseria. C'è un oggetto là in fondo. Se lo vado a prendere non è che mi dà qualcosa. Queste qui sono le porte di Vault. L'anello di Eivel, va bene. Allora, proviamo a usare le due mani, tanto mi sa che questo... Che succede al suo piede? Perché ha un piede magico? Oh my god. Ecco, adesso c'ha entrambi i piedini così. Ah, quindi cade. Boh, non che mi sia servito così tanto. Oh, scacarella, ragazzi. Affanculo! No, basta le lucine. Ma che cazzo? Pezzente. Ma non potevo schivarle bene. Questa è un po' stronza come roba. Più che altro perché ti fa le lucette. Se te schivi le lucette prendi comunque il danno dopo. Cioè il tempismo mi sembra fatto un po' di cazzo. È tosto, porca troia, come primo boss. Porca miseria. Lo riprovo, poi andiamo però a fare gli altri mauli. Chissà cosa è debole poi.
Chissà se qui... vaffanculo, cosa mi ha colpito? L'ho caduta? Non avevo la schivaggiata. Azzoropoli. Ok. In culo, mi stavo curando. È fattibile se si va aggressivissimi comunque. Adesso provo a mettermi l'elettricità nell'arma. C'ho poca stamina, più che altro la stamina è alla Dark Souls 1, sembrerebbe. È bella tostarella. Proviamo anche a imbracciolarci. Arrivo. Mi sembra di fargli molto danno di più. Ma fa un succhio. Fatto cazzate. Stamina. Fanculo. Non so cosa ha fatto. Ha fatto quello. Vai. Lo sapeva. È tosto come a fanculo sta caduta inschivabile. Le lucettine no, per favore. Quante ne ha fatte sto giro? Ne ha fatte 8. Ma la testa non mi sembrava di togliergli di più comunque quando cadeva, eh. Esatto, altro try o andiamo negli altri mondi? Mi arrivano sempre queste 110 anime. Dai, un altro traietto si può fare. Ma l'elettricità non mi sembrava cambiasse un cozzo, eh. Questa la teniamo per curarci.
Questa pure. L'umanità, l'oscurità nell'arma, proviamole. Chi è? Grazie, Ivan. Non lo fare! Ma vaffanculo! Succhio diario. Non è andato molto bene comunque. Sono un po'... Allora, per carità. Adesso non mi ricordo più troppo di Dark Souls 3. A dire il vero, sono boss... Ma questo era uno scrigno. Sono boss fighissimi, sono. Forse un pelo più sporchini, perché comunque, vabbè, è una mod, ci avranno le animazioni e le hitbox, non ci avranno l'esperienza di altri, però. Però per essere una mod, cioè anche come boss, porca troia. Cioè, da cosa posso... Allora, hanno ripreso i moves dall'Iron Golem... E altre inedite, perché, boh. No, voglio andare a vedere questo io. Andiamo a vedere Gwendolyn's. No, la Convergence mi fa cagare, invece, sorcio. La Convergence non è quella con tutte le magie e tutti i cazzi. Mi fa schifo quella lì, se è quella. Non ce l'ho il martello, Davide, purtroppo. Ah, dici un martello normale, un martello... Queste sono le fogne di DS2, quelle che portano Aiden. No. Ah sì, quella... Non so perché, ma mi ricordavo fossero di DS3. Scusa, non ci sono anche su DS3, però? È vero, sì, sono loro, sono. Quindi si arriva a Aid. Phoenix Tower, Irithyll. Irithyll. Però è proprio Aid, sì. Lì c'è il falò come nel 2. Ma guardate quanto è ampio tutto. Sono delle cornacchie che pregano. E qui? Murky Moss. Gente che muore. Questo lo spacco. Non gli faccio un cazzone, ragazzi. Oddio mio. Oddio, ci sono i cavalieri di Heide.
Sono Sekiro loro, corrono Sekiro. Stanno correndo Sekiramente parlando. Voglio provare una cosa, a fare... Che fai? Sono Sekiramente morto! Mi hanno Sekirato! Anzi, obiettivo... prima di finire la live, rushare. Aia! Mortacci tua! Loro sono proprio quei cavalieri lì, ma non sono... cioè, sono di pietra, non sono troppo di pietra come nel 2, ma... Buonasera, non sfoderare la tua arma. Tuk 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 tuk. Che spada larga! Ma quello lì mi dà una botta con quella spada, mi sfonda. Corro, Sugoi! No. Non è vero, aio! Si è buttato, dimmi che si è buttato, non si è buttato. Sento i suoi passi che fanno poppi, 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 poppi. Non lo facisti. Oh zio! Oh mio Dio, ma ci sono anche questi di Sekiro, Sekiro, oh mio Dio! Puzzo via, puzzo via! Grazie, ma è tutto esagerato però. Cioè, per carità, qui mi sa che ci devo andare quando c'ho più robe. Però è tosto. Però ci si può arrivare. Vado al falò. Sugoi. Prendo questo. Questo è un oggetto incredibile. Un rapier. Oh. Lì ci sono i Sekiri. Non devo finire la stamina, che sennò non posso correre. C'è il trick del salto? Che cazzo è il trick del salto? Ah, quello per andare a destra, però. Mi ha preso! Porca troia! Ma questi mi sfondano. Voglio solo smettere i nemici di Sekiro nel combat di DS3. No. In realtà i nemici di Sekiro con il combat di Dark Souls li sfondi. E poi ha messo solo delle animazioni del combat di Sekiro, eh. Finché non ti mettono la waterflow di Malenia, sicuramente ci sarà la waterflow di Malenia da qualche parte, non è male come cosa. Cioè, li ha messi anche su Elden Ring, ci sono i cosi, le robe di Sekiro. Fanculo, aia! Ma mi ha preso! Ma prima l'ho schivata, infamoni! No, basta, non si può fare.
cambiamo. Vediamo gli altri. Sono le 13 e andiamo a guardare gli altri posti. Sì, ma la waterflow di Malenia è palesemente di Sekiro. Ciorcio. Allora, questo mi aspetto anche qui un Dark Souls 2. Non c'era sicuro Osimhen come boss. Vabbè. No, aspetta, era Irithyll questa però. Lì per lì stavo dicendo... Cosa? Come si chiama? Helium Lois, stavo dicendo, infatti. No, avevo ragione nella prima parte. Sì, ma si può raccogliere quel fiorellino? Mi sembrava troppo particolare. Infatti. Rimmed Blossom. Oddio. Hanno le spade di Irithyll. Basta questo scudo. Ai, che dolore che fai. Ma perché ho dato un calcio a metà al metà? Ti devo curare. Ne arriva un altro però. Non mi alitare, ti butto al fiato. Oddio, mi ha colpito con l'alitosi. Così difficile. No, sono sicuramente sottolivellato. Secondo me tipo parte dalla prima area, quella del trono principale. Ma c'era il falò qui. Parte da quell'area lì del trono principale per arrivare poi ai due di fianco, e poi gli altri, gli esterni, sono forse i più difficili. Anche se questo qui è tosto, eh. Oh, zio mio. Cioè, ma guarda quante, che cazzo di varietà di nemici, quanto ci hanno lavorato. No, fermi, andate via. Quello è palesemente un NPC, vero? È un NPC, manco per il cazzo. Guarda che figata di posti che hanno fatto. Beh, stiamo, ha tolto tutto lo schiudo. Vaffanculo. Gli tolgo una sega. Vabbè. Laggiù c'è anche uno con un palo gigante con sopra quello che sembra essere il simbolo di Gwendolyn. Facciamo una corsetta e poi andiamo a vedere l'ultimo. Guarda che ma quanto cazzo è lunga poi quella spada lì. Non lo so quando esce dalla demo. Però è veramente incredibile. Lì c'era un oggetto. Che fa? Ok.
fanno delle cose brutte. Giustamente. È come quello di Alunlo, di Irithyll, ma con il ghiaccio, questo qua. Scusami. Non volevo skippare il dialogo, mi perdoni signora, ma... Permesso. Mi consenta. Zittito pure la signora, sì. E questo è il trono di Elium Lois. Perché? Oh! Mi ha preso per il Pisel. Ah, mi ributta fuori. Perché ci sarà da fare una specie di quest tipo... Tipo quella di coso. Tipo quella che c'è in Loom Lois, dove devi trovare i cavalieri, robe del genere. Vai, last one. Per adesso quello del deserto è mio prefe. Proprio fighissimo quello del deserto. Questo in teoria dovrebbe essere Ulassil. Cattedrale delle profondità, giustamente. C'erano tutti i kamikazinger. Avevo trovato anche la polvere d'osso per potenziare le fiasche. Fermo! Oddio mio! Allora, su Elden Ring qui non si morirebbe, su Dark Souls non mi ricordo bene. Poi ce lo scendi da di qua. E questo ci merderemo tutti, vero? No. E la scaletta non ci è. Aia. Portaci tua. Ah. Fermo. Una fatica immonda. Come si saliva nella cathedral, sempre che non abbiano cambiato le usanze? Che sei? Ozzo! Come sei grosso, vado via. Ma non c'è una sega, sta strascinando tutto. Sì, qua sembrano fattibili in realtà, quindi di difficile c'era il deserto e l'altro. Si passava dal ponte di là, quindi ho fatto il giro completamente sbagliato in realtà. E qui? Qui sono lanciavasoni. Spiaccicato tutto. Sono stato vasato. No, fermo, pezzo di merda. Speravo di dribblarlo, invece vaffanculo.
Andiamo, proviamo ad andare. Via, via! Non mi vasare! Iginio Vasari! Sono veramente vivo, eh! Ci sono un sacco di drop, ma noi... Che ce ne fotte? C'è la luna di Bloodborne, ragazzi. Qua c'è chiaramente lo shortcut con... Fermo, vai via. Grande lo scudone. Lì si trova lo scudo, quello del... persecutore. Fammi vedere questa cathedral. Questi sono quelli del DLCs. Qua è fattibile, eh. Però noi la lasciamo perché vogliamo vedere il più possibile. Aia! Fermi! Ah! 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 Aio, aio! Ma hanno esportato... Anfamata, ragazzi. Hanno esportato sia roba da Bloodborne che da Elden Ring, che da Sekiro, da tutto quanto. Ci manca solo che c'è qualche boss di Armored Core e via. Però basta qui, ragazzi. No, mi sono incriccato. Hanno esportato la milza. Magari si apriva questa, ragazzi. Ci pensate, si apre? Mannaggia, non si apre. Chissà, veramente... hype per la versione finale. Poi bisogna vedere se ha bisogno di bilanciamento. Perché per adesso faccia... cioè sembra abbastanza più difficile di Dark Souls. Poi è vero che l'abbiamo giocato anche un pochino correndo per vedere un pochino di tutto. Però... figo. Veramente, veramente figo. Chat, noi ci vediamo questa sera con FIFA. Marco vede se riesce a giocare, altrimenti, vabbè, facciamo comunque noi. E basta. Buon pranzo a tutti. Ciao belli. Un salutone.